Ed eccoci con il campione italiano di mountain bike Giuseppe Mollica per questa intervista concessa a Onda TV. Dunque, ai nostri microfoni abbiamo questo giovanissimo. A proposito, quanti anni hai? 17. È già 17 anni, due volte campione d'Italia. Ma come si fa a proposito a diventare campioni? È così facile? No, non è così facile come sembra. Ci vuole molta pazienza, molto allenamento, molto impegno e volontà. Si parte piano piano, si parte con tante delusioni e a mano si arriva sempre più in alto. Ascolta, a volte tanti giovanissimi, soprattutto dall'età più piccola, vedono il pallone di calcio, vedono il pallone di basket e iniziano a fare questo sport. Tu hai visto questa bici, queste due ruote e a un certo punto ti sei appassionato. Com'è successo? Sì, anche per me vale la regola del pallone. Ho cominciato a fare calcio, però poi con l'entusiasmo che mi infondeva mio padre, Giordano, con la voglia di andare sempre avanti, anche grazie a mia mamma che mi ha aiutato molto, ho cominciato a innamorarmi delle due ruote anziché del pallone. E a mano sono cresciuto sempre di più e adesso sono arrivato qui. Hai nominato il presidente, hai nominato tuo padre, tua madre. Non vorrei comunque che tuo padre e tua madre, anziché invogliarti, ti hanno costretto? No. Loro mi hanno sempre lasciato libero, anzi, mi hanno appoggiato in qualunque cosa io facessi, in qualunque scelta. Li devo ringraziare tutte e due, anche per la volontà, per l'impegno e per i sacrifici che fanno per me, per farmi correre qui. Allora, senti Giuseppe, vogliamo ripercorrere le tappe di questa tua escalation, i primi tuoi trofei, quelle classiche coppe che si danno così tanto per poi invece arrivare a questi titoli più importanti. Sì, all'inizio si parte piano, sono partito nel 2003 e non ho vinto molto, non ho vinto nulla nel 2003, solamente qualche coppetta di quarto o quinto posto. A mano nel 2004 è arrivato il primo successo, Santa Nicolella, di fronte al mio pubblico. Nel 2005 finalmente campione provinciale, è ora. Il primo vero successo importante allora, campionato provinciale. Sì, il primo, si comincia sempre lì, nel provinciale. Nel 2006 finalmente è arrivato il regionale e l'interregionale, sempre invogliato comunque dai miei genitori, da Giordano, mia mamma e mio papà, che mi hanno portato dappertutto, a Mistretta, a Floresta. Nel 2007 finalmente mi hanno portato anche a Roma e lì è successo di tutti, a Latina, sono diventato campione italiano, finalmente. E adesso nel 2008 ancora campione italiano, dopo essere stato campione regionale, interregionale e provinciale l'anno scorso. Allora, visto che ero reduce dalla vittoria dello scorso anno, i tuoi avversari sicuramente erano molto più preparati. Dice: stiamo attenti a Giuseppe Mollica perché quest'anno è di nuovo intenzionato a vincere, ma così non deve accadere. E invece tu li hai sbaragliati nuovamente. Sì, erano molto più preparati rispetto all'anno scorso. Già sapevano i miei punti deboli, sapevano i miei punti di forza e infatti sono preparati proprio su quelli, per cercare di contrastarmi non molto sui punti deboli, ma sui punti di forza. A volte ce l'hanno fatta, a volte no. Per fortuna e anche per forza di volontà, impegno e caparbietà, sono riuscito comunque a non farmi sottomettere da questi punti di debolezza miei. C'è stato comunque un momento in cui hai avuto qualche difficoltà dicendo forse non ce la faccio? Sì, il periodo più difficile è stato verso agosto, non sono riuscito a fare neanche una vittoria in quel mese. E purtroppo, forse per il caldo, forse perché già ero stanco dei tanti successi, dei tanti giorni di allenamento, mi alzavo prestissimo alle 5 e mezza di mattina per allenarmi e non davo il massimo. Comunque adesso sono contento per quello che è successo e per non mollare mai, dai. Ascolta Giuseppe, qui abbiamo la tua bici, fedelissima, secondo me te la porti anche nella tua stanza quando dormi, sarà sempre con te. Però per allenarsi bisogna fare sia dei sacrifici e bisogna forse trascurare anche qualche altra cosa. Ad esempio lo studio, tu vai a scuola ancora naturalmente, fai qualche scuola superiore, come riesci a conciliare le due cose? Ma con lo studio mi trovo molto bene, essere sincero, inspiegabilmente. L'anno scorso sono uscito con una grande media dal geometra, io vado al geometra, faccio la quarta A e purtroppo però ho dovuto mettere da parte altre cose, gli amici, anche le ragazze purtroppo. Non sei fidanzato? No, sono lì. Lancio un appello, dai, attraverso Onda TV. Sono disponibile. Purtroppo quindi questo qui, a Patti e Marina non sono uscito neanche una volta quest'anno di sera, quindi ci vogliono dei sacrifici. A mare i bagni sono di meno rispetto a quelli che si fanno gli altri ragazzi, mentre gli altri erano a divertirsi in discoteca, io ero a casa a dormire o magari loro uscivano dalla discoteca e io uscivo con la bicicletta, però dai, alla fine ne è valsa la pena.
Allora, meglio rinunciare a questi piaceri per cose molto più importanti. Lo studio, ovviamente, che ti promette qualche cosa in futuro di positivo. E poi queste soddisfazioni sportive. Ma dove vuoi arrivare? Dove voglio arrivare? Ancora non lo so, e neanche io, sinceramente. So solamente che l'anno prossimo ci proverò nei dilettanti. Adesso qui sono amatore. Nei dilettanti sarà più difficile. Comunque io so che posso far bene. Per Patti, per tutto. Abbiamo sentito diverse volte nominare la tua famiglia. Allora, concludiamo questa intervista. Vuoi ringraziare coloro che in effetti ti portano, come dici tu, sempre dappertutto, ma che ti seguono, ovviamente. Sì, certo. Un ringraziamento enorme a tutti i membri della mia famiglia, ai miei parenti, a Giordano, a tutti quanti che hanno sempre creduto in me.